Fall Series Throwdown 2019, workout numero 6 dei team. Time cap 20 minuti. In questo workout dovrete andare ad eseguire 100 wall ball shots, seguiti da 100 chest bar synchro 2, 100 box jump over synchro 2, 100 shoulder to over con due dumbbell. Il workout finirà quando tutto il team sarà in pedale. Variazioni e pesi ve le spiegherete. Al 3, 2, 1, go, il team andrà a completare 100 ripetizioni di wall ball shots. Viene lasciato al team la discrezione del cambio come meglio riterrà opportuno. Una volta terminate le 100 wall ball shots, il team si porterà ad eseguire 100 chest to bar synchro, potendo alternarsi alla sbarra come meglio si ritiene. Terminato l'esercizio, si porteranno ai box jump per effettuare 100 box jump over synchro. Terminato l'esercizio, andranno a completare 100 shoulder to overhead con i dumbbell. Anche in questo caso l'obiettivo è raggiungere 100 ripetizioni, quindi i cambi sono lasciati liberi al team. Quando il team avrà completato le 100 ripetizioni, raggiungerà il suo compagno in pedale. Standard dei box jump over synchro. Entrambi gli atleti partiranno dallo stesso lato del box e attraverso un salto o, secondo lo standard, anche uno step, dovranno trovarsi sopra il box con entrambi i piedi, scendere dalla parte opposta del box, lì verrà valutata la synchro position. Prima di ripartire, entrambi gli atleti dovranno essere dalla stessa parte del box. Essendo un movimento over, non è provvista le stesse regole. Durante il movimento, gli atleti non potranno appoggiare nessuna parte del corpo, eccetto i piedi, sul box. Le mani non potranno entrare a contatto col corpo. Standard dei chest bar. Gli atleti partiranno in dead hang e attraverso un hipping o un butterfly dovranno portare il petto a contatto con la barra allo stesso tempo. La synchro position verrà valutata in top quando il petto entra a contatto con la sbarra. Standard degli shoulder to over con i dumbbell. Il dumbbell dovrà partire da una standing pole position, quindi i dumbbell fatto già che le spalle, ginocchia bloccate, anche aperte. Da questa front rack position, attraverso un press, un push press, un push jerk o uno spring jerk, l'atleta dovrà trovarsi in overhead con i dumbbell, quindi piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti bloccati, dumbbell in midline sul corpo rispetto al piano frontale e laterale. La prima rep non può essere un clean and jerk. Standard dei wall ball shots. L'atleta dovrà passare da una full squat position a colpire il centro del target. Qualora dovesse cadere la palla e lui la dovesse riprendere dal rimbalzo, saranno rep. Dovrà pertanto riappoggiare la terra e ripartire da capo.